Allora, l'ultima parte dell'esercitazione è la visualizzazione degli output. Quindi noi abbiamo fatto girare il nostro modello con la simulazione che vogliamo, adesso vediamo di visualizzare i risultati. Un esempio di visualizzazione dei risultati, perché comunque voi siete assolutamente autonomi di visualizzare i risultati come volete, ma un esempio è fornito con il notebook preparato da Nicolò, che è il notebook Research 1D Output. Con questo notebook voi potete visualizzare i grafici della suzione, del carico idraulico, di tutte le grandezze che vengono calcolate all'interno del modello. Diciamo che appena finiamo questa parte di slide vi farò vedere come funziona il notebook. E un altro notebook che potete utilizzare nel momento in cui volete controllare quello che ha fatto il modello è il notebook 4 che è caricato anche nella vostra cartella. Questo notebook praticamente serve per controllare quella che è la soluzione che calcola il codice. Ovviamente è facoltativo usarlo, decidete voi se volete usarlo o meno. Quello che è, diciamo, l'idea che sta alla base di questo notebook è semplice. Il modello calcola, abbiamo visto, il ponding, cioè l'acqua che si accumula in superficie. Ma questo volume, però, che si accumula in superficie, potreste anche calcolarlo voi manualmente. Perché se calcolate il volume dei vuoti, cioè questo V-air, che è dato dalla sommatoria per ogni iesimo volume di controllo V con I del theta S, del controllo d'acqua saturazione, meno sempre per ogni volume di controllo, il controllo d'acqua che si ha nella condizione iniziale, avremo quello che è il volume dei vuoti, il volume dell'aria. Se calcoliamo anche qual è il volume dell'acqua, il volume di pioggia, che è semplicemente l'accumulata della precipitazione che mettete voi in input, potete calcolare il ponding. Ovviamente il ponding si può formare se il volume di pioggia è maggiore del volume dei vuoti, perché si deve prima saturare tutta la colonna di suolo e dopodiché si formerà l'acqua in superficie. Quindi se volete utilizzare questo notebook, è importante che la condizione al contorno al bottom è di tipo impervious, come vedete scritto qui, quindi non vi è assolutamente flusso al bottom. E poi la precipitazione che dovete dare in input deve essere tale da saturare tutta l'intera colonna di suolo. Quindi poi voi potete confrontare manualmente il calcolo che avete fatto manualmente del volume di ponding con quello che vi restituisce il modello. Ora, vediamo qualche suggerimento per le esercitazioni e per le simulazioni che dovrete fare poi per portarle all'esame. Allora, innanzitutto, come vi ho ripetuto già più volte, aggiungere descrizioni. Sembrerò ripetitivo e può sembrarvi banale, ma in realtà è molto importante, perché solo così potete sapere quello che state facendo e siete anche voi consapevoli e coscienti di quello che state facendo. E vi serve anche, questo scusatemi, questo è un esempio di descrizione del problema, da cui potete prendere spunto o potete assolutamente farlo come volete. Vi dicevo, questa essere coscienti del problema che state analizzando è fondamentale perché prima di andare a vedere gli output e quindi i grafici che otterremo dalla simulazione e che visualizzeremo appunto con il notebook 3, dovete pensare a quello che succede, nel senso se piove e il terreno è asciutto, è normale che si infiltrerà dell'acqua. O se partiamo da una condizione in cui il terreno è tutto saturo, è probabile che inizialmente si formerà subito una lama d'acqua in superficie. Oppure la condizione al contorno che abbiamo a fondo. Cosa cambia se c'è un free drainage oppure se abbiamo una condizione di tipo impervious, quindi non c'è assolutamente flusso. Quindi pensate alla simulazione che avete fatto, pensate a che tipi di grafici potete aspettarvi e poi li controllate. Poi, nei plot che... Se posso aggiungere una cosa Sì, qui, certo, prof. è
Voi vi dovete fare delle aspettative rispetto a quello che è l'andamento della. E se poi c'è una differenza fra le aspettative e quello che succede, in qualche modo voi ci dovete pensare e ci dovete ragionare. Questo fa parte dei commenti che voi potete mettere o mettere nei vostri notebook ed esporre poi quando fate l'esame finale. Sì, esattamente. Poi un altro grafico che dovete controllare, cioè appunto nel notebook che a breve vi farò vedere, vi è il plot della suzione. Ricordatevi che però il moto, come vi ha detto il prof, è controllato dal gradiente del carico idraulico. Quindi controllate tra i plot sia il profilo della suzione, ma se volete avere un'informazione su come si sviluppa il moto, controllate però quello del carico idraulico e quindi di com'è il gradiente. Poi dovrete fare dei confronti. Come diceva il professore, dovete pensare e dovete anche portare all'esame dei confronti. Un esempio potrebbe essere fare dei confronti utilizzando suoli completamente diversi. Scusate. Per esempio, la differenza che c'è nel processo di infiltrazione tra una sabbia e un'argilla, oppure tra una sabbia e un limo. Ovviamente queste differenze le potete vedere se mantenete però le condizioni al contorno esattamente uguali. Dopodiché, in questa pagina vi ho riportato, cioè in questa pagina potete trovare dei valori di storatività che potete utilizzare ma anche non utilizzare, scegliete voi. E sono quegli alfa e beta che trovate all'interno della griglia di calcolo, ma che potete benissimo lasciare a zero. Ma se qualcuno vuole analizzarne il significato e vedere cosa cambia, qui trovate delle tabelle con i valori. Dopodiché, per quanto riguarda le piogge, allora, prima di considerare una serie temporale che potete trovare da Meteo Trentino in qualunque altro sito, conviene prima utilizzare degli ietogrammi sintetici costruiti da voi, considerando delle precipitazioni, per esempio, costanti cioè un gradino di precipitazione, e quindi sapere esattamente quando inizia e quando finisce la precipitazione, così da sapere qual è il volume d'acqua caduto. E vedere come quel volume di acqua che è caduto si infiltra all'interno del suolo. Successivamente potete fare. Sì, anche qui ho un commento. Sì. Per esempio, per questa simulazione voi potete usare le curve di possibilità pluviometrica che voi avete calcolato all'inizio, in cui tra l'altro avete una corrispondenza. Prendete per esempio una precipitazione con 100 anni di tempo di ritorno e poi avete una corrispondenza delle altezze di precipitazione di diversa durata, cioè tra durate ed altezze di precipitazione. Quindi per esempio potete fare due o tre casi con due diverse durate e vedere qual è l'altezza di precipitazione che poi usate in input. E vedete qual è il comportamento del suolo, quindi con una precipitazione con 100 anni di tempo di ritorno. Benissimo. Poi un'altra cosa che potreste fare è, sempre con lo stesso tipo di suolo, variare ad una le condizioni al contorno o ad una i parametri che abbiamo visto nel file OMS per vedere quindi ogni parametro che influenza. E un'altra simulazione che è una delle griglie che infatti avete visto poco fa durante la precedente lezione. Fare la stessa simulazione, quindi stesse condizioni al contorno, ma con i layer delle griglie invertiti. Cioè io ho fatto una simulazione prima in cui avevo sabbia e argilla e poi ho fatto la stessa simulazione invertendo, quindi argilla e sabbia. E vedete che i risultati sono notevoli, cioè cambia tantissimo. Dopodiché, allora, per quanto riguarda i parametri di cui abbiamo parlato quando abbiamo parlato della creazione della griglia,
Abbiamo detto che dovete scegliere una parametrizzazione per le curve di ritenzione idrica e tra le varie alternative vi sono quelle di Van Genuchten, Kosugi, Romano e Brooks and Corey. Per quanto riguarda Van Genuchten, vi ho riportato qui una tabella che ha ottenuto un vostro collega durante la sua tesi triennale. Il quale durante la sua tesi triennale ha sviluppato con il programma Rosetta nella versione 3 i parametri di Van Genuchten per i vari tipi di suolo. State attenti alle unità di misura, perché alfa qui espresso in uno su centimetri e la conducibilità in centimetri al giorno, mentre per il modello di Nicolò devono essere alfa in metri e la conducibilità in metri al secondo. E, diciamo, a parte questa piccola puntualizzazione, qui vedete una varietà di tipologie di terreno che Federico ha poi plottato, ha fatto questo plot con le varie curve di ritenzione al valore appunto della tipologia di suolo. Questa è una piccola parte della sua tesi, che è assolutamente una tesi ottima, e ve l'ho riportata anche per farvi vedere come delle piccole parti delle esercitazioni che fate possono poi svilupparsi e diventare anche le vostre tesi triennali. Federico, dopo che ha stimato questi parametri con il programma Rosetta, i parametri di Van Genuchten, utilizzando il modello di Romano, per le stesse tipologie di suolo, ha calcolato i parametri di Kosugi. Quindi, con queste tabelle che vi ho riportato, potreste voi fare delle simulazioni considerando una volta una simulazione con la parametrizzazione di Kosugi, una volta con quella di Van Genuchten, e vedere quello che succede. Ovviamente sempre con le stesse condizioni al contorno. Detto ciò, con le slide ho finito, io passerei subito alla visualizzazione del notebook. Sì, prof. Se posso dire una cosa. Assolutamente. Tutto quello che ha detto Concetta altro non fa che mostrare che voi dovete, forse a differenza di quello che avevate fatto nella prima esercitazione, in cui era tutto un po' più automatico in qualche modo una volta scelta la stazione, però qui dovete pensare al tipo di esperimenti che volete condurre, cioè prima forse Concetta l'ha anche detto all'inizio. Voi qui dovete fare un vero progettino del tipo di simulazioni che volete produrre, del tipo di suolo che volete analizzare e del tipo di precipitazioni che volete usare. Questo va specificato poi all'inizio dei vostri notebook e va specificato all'esame. E nell'esame viene giudicato anche, per così dire, la profondità delle osservazioni e dei ragionamenti che avete fatto. Bene. Ecco, io direi anche a che stavamo parlando dell'esame, che per quanto riguarda i risultati e i vostri notebook e tutto il materiale, si è deciso con il professore di caricarli voi nel vostro drive, in modo tale che ognuno così mantenga i propri percorsi, quindi in sede di esame, potete benissimo dal drive fare partire le vostre simulazioni e i percorsi saranno ovviamente corretti perché siete con i vostri computer, e poi le esercitazioni che le esercitazioni migliori che il professore riterrà appunto essere migliori e che avranno quindi risultati migliori, verranno poi, ovviamente se voi siete d'accordo, caricate nella pagina ufficiale del corso. Sì, non solo io le riterrò migliori, anche Concetta, faremo una commissione per questo. Allora, andiamo ai risultati. Quindi, vi ricondivido lo schermo. Ok.
Dunque, apriamo il notebook. Quindi io ho aperto Anaconda. Aperta Anaconda, ci posizioniamo in GeoFrame Vicenza. Lanciamo Jupyter Lab. Ok. Allora, Research Output. Ok, è già aperto. Ok, quindi questo è il notebook che ha creato Nicolò. Io ho portato qualche piccolissima modifica per gli output. Vedete all'inizio tutta una serie di import. Io ho provato con GeoFrame Vicenza, dovrebbero funzionare, quindi spero che non abbiate problemi per questo. Quindi iniziamo con i primi run, così tutto si allinea. Ok. Dopodiché iniziamo con settare il percorso della cartella in cui abbiamo i nostri dati. Io qui mi sono messa un get CVT, non so se nel vostro notebook c'è, casomai lo aggiungete, che mi dice qual è il percorso file in cui mi trovo. Io a questa, siccome so che la griglia, scusatemi, il file CSV si trova dentro Research Mesh Gen, ho aggiunto Research Mesh Gen input. Quindi facciamo il run, mi spunta l'elenco delle griglie che ho. Possiamo lasciare il grid test 22 inverse. Quindi qua semplicemente legge la griglia, se volete potete anche plottarla. Dopodiché un'altra parte che Nicolò ha aggiunto è il plot della precipitazione. In modo tale che così diciamo, potete anche visualizzare la precipitazione, quindi il file delle condizioni al contorno in superficie che avete dato durante la simulazione. Ora, io durante la simulazione che ho fatto precedentemente ho utilizzato questo PreCHOUT. Qui trovate un'altra serie di file CSV, potete usarli come potete anche crearli di sana pianta. Facendo il run si vede prima una piccola tabellina del file CSV, dopodiché un plot, ok, in cui Nicolò ha riportato sia l'altezza di precipitazione che l'intensità di precipitazione. Ora andiamo agli output del modello. Quindi, l'output della simulazione abbiamo detto che si salva dentro la cartella, o meglio, io nel file.sim ho indicato di salvare l'output nella cartella output della cartella madre. Quindi vediamo appunto questo. Ora potrei farvi vedere questo Richards 22 inverse. Sì, vi faccio vedere questo. Quindi decido di utilizzare questa simulazione, ma ovviamente potrei scegliere qualunque altra simulazione che si trova qui dentro. Dopodiché importiamo il nostro file NetCDF e qui vi dà delle indicazioni e vedete, qui c'è la descrizione del problema. Quella che voi avete inserito, che inserirete spero, nel file della simulazione. E questo è importante perché così vedete esattamente cosa c'è dentro Research 22 inverse. Anche per esempio in sede d'esame vi può essere utile se magari non vi ricordate quale delta T per esempio avete utilizzato per fare la simulazione. Dopodiché, ora nella simulazione l'abbiamo fatta per un anno. Ora, in questo anno io posso decidere di plottare diversi intervalli temporali, come vedete in queste righe che ho commentato, oppure di plottarne un numero inferiore o plottarne solo uno.
è una vostra scelta. L'importante è che inserite il formato data in questo modo, lo stesso che c'è nel SimFile, e ovviamente devono essere date contenute all'interno dei file. Esatto, per esempio, mi dice che questa data non è in lista. Allora, mettiamo il giorno 2. Ah no, perché io poco fa ho fatto girare la simulazione dal 25, se vi ricordate. Quindi, se io qua mettiamo 26 per esempio, esatto, è spuntato. Ecco, questo è un esempio per farvi capire. Ieri avevo fatto la simulazione partendo dal 1 gennaio, quindi qui avevo lasciato 1 gennaio, ma stamattina con voi ho fatto la simulazione partendo dal 25, ora infatti non mi spuntava. Però avete visto che l'errore era molto chiaro, quindi comunque i notebook in questo sono molto utili. Python, diciamo che da questo punto di vista è molto esplicativo. Dopodiché iniziamo con i plot. Allora, c'è il primo plot, sono le condizioni iniziali del carico idraulico e della suzione. La condizione iniziale è l'idrostatica, cioè io ho messo nella griglia di calcolo e quando poi ho generato la griglia di calcolo come condizione iniziale idrostatica, infatti si vede poi in questo grafico. Dopodiché possiamo vedere il plot della suzione. Allora, io ho scelto 4 intervalli temporali, vedete, il 26, il 1 aprile, il 1 luglio e il 1 gennaio, il 1 dicembre, scusatemi, e vedete come cambia la suzione al variare del tempo. E da questo grafico, in base alla simulazione che avete fatto, dovete essere voi a commentarlo e a trarne le conclusioni. Dopodiché lo stesso per il carico idraulico, vedete appunto la differenza, vedete l'andamento, quindi come varia appunto il carico idraulico al variare del tempo. Lo stesso per il contenuto d'acqua. E qui vedete tre layer. Tre layer perché? Perché la griglia che avevo costruito aveva tre layer. Il primo in questo caso è l'argilla, il secondo è il limo e il terzo è la sabbia. Infatti vedete come il contenuto d'acqua della sabbia si riduce notevolmente. Dopodiché vi sono adesso una serie di plot che riguardano le velocità, e il primo plot riguarda le velocità del flusso di Darcy. Poi Nicolò ha inserito il plot delle velocità dovute al gradiente di capillarità. Volevo spostare la leggenda, ma comunque le velocità dovute al gradiente di capillarità, dove il gradiente di la velocità capillare è praticamente il K per il gradiente di Xi. Dopodiché abbiamo le velocità dovute al gradiente di gravità, che invece è K per il gradiente di Z. Poi abbiamo la celerità. E infine il kinematic ratio, che è un valore che non vi interessa particolarmente, ma per voi saperlo, è sostanzialmente il rapporto tra la velocità del flusso all'interno della colonna di suolo e la velocità di propagazione di un'onda di pressione nel terreno. Diciamo che sono concetti che non vi appartengono, non so se il professore ne vuole accennare qualcosa, ma comunque non sono oggetto di esercitazione. Si possono fare delle cose interessanti. Ok, prof. Cosa vuoi che... No, una delle cose che potete osservare forse da questa simulazione, no? Per esempio, è che forse la durata della simulazione è troppo corta da un certo punto di vista, perché per esempio sulla sabbia in fondo non si vede praticamente nessun effetto. E se però osservate
il grafico delle celerità, si vede che c'è una celerità molto grande proprio all'interno della sabbia. Quindi significa, significa che dentro l'acqua non si è ancora mossa dentro la sabbia, però l'onda di pressione è già arrivata. Quindi anche la sabbia sa che sopra è piovuto, quindi è cambiato da un certo punto di vista il flusso, alcune cose nelle condizioni di flusso sono cambiate. Però ecco, per esempio, sì, queste cose, no, tipo, cioè, no, è inutile che fate tre strati se dopo l'acqua nell'ultimo strato non ci arriva mai. Oppure è utile se poi viene commentato come ho fatto io adesso, per dire, ah, ma questo l'abbiamo fatto proprio per questo, per far vedere che comunque l'acqua in fondo non ci arriva mai. Oppure potete commentare se si forma una falda a metà strada e quindi si forma una specie di falda o comunque un contenuto di acqua molto alto, magari sul primo strato, sul secondo strato, che poi evidentemente condiziona tutta l'evoluzione successiva del movimento. E qua ho finito il mio commento. Ok, poi per quanto riguarda i grafici sono terminati. Qui avete una, ovviamente questa data non esiste. Ok. Allora, questi sono dei grafici che vengono fatti con questa particolare libreria che si chiama Bohe. Sono praticamente dei grafici dinamici, perché potete voi fare uno zoom, già mi sembra che li abbiamo visti, comunque. E soprattutto potete anche cambiare le grandezze direttamente da qui. Questo si può fare però solo per un time step, però può essere interessante. Se per lo stesso time step voi dite voglio vedere il carico idraulico e vedere contemporaneamente qual è la suzione in quel punto, vedere il carico idraulico e vedere com'è il contenuto d'acqua in quel punto. E anche le velocità, come diceva, di cui parlava prima il professore. Dopodiché ricordatevi di chiudere il file, quindi di fare il run anche dell'ultima cella, e questo notebook è concluso. Quindi questo notebook vi permette di fare questi grafici. Ovviamente voi potete migliorarli, potete farli in maniera diversa, l'esercitazione è vostra. Questo è un esempio. Se ci sono domande... Non ci sono domande.